bilanci sui singoli componenti, ma questo lo sapete già fare. Allora, volume di controllo 1, che cosa potete scrivere? Quindi ragazzi, ormai il bilancio lo sapete fare, forza. Allora, M punto. Si aspetta a voi. Più L punto della pompa. Sarà uguale M punto per H2. Giusto? Quindi io che cosa ho qua? M punto H in ingresso, lavoro di pompa, ovviamente H2. Quindi il lavoro di pompa, lavoro di elica ovviamente non ve lo scrivo più, ma ormai l'abbiamo detto miliardi di volte. Quindi il lavoro di elica della turbopompa sarà uguale, o meglio la potenza nel caso della turbopompa sarà uguale a M punto per H2 meno H1. Bilancio di seconda legge, M punto S con 1 più S punto gen, qua potrei scrivere anche interno, normale, perché l'S generato totale coincide con l'S generato interno, uguale a M punto S2. Posso scrivere anche l'equazione geomeccanica, anche qui è molto semplice, L punto con L della pompa sarà uguale a meno M punto che moltiplica l'integrale tra 1 e 2 di D in DP più R. Vabbè? Ovviamente le ipotesi sono sempre quelle che abbiamo già detto, le ripetiamo un'altra volta oppure ve le ricordate ormai a memoria? Ripetiamolo un'ultima volta, forza. Regime? Stazionario. Monodimensionalità? Ingresso e uscita. Un ingresso e un'uscita. Trascurabilità dei termini? Cinetici. Cinetici e potenziali, giusto? Volume di controllo 2. Allora, qua stiamo sul caldaia, ovvero sullo scambiatore di calore, perché per noi non è una caldaia, perché diciamo, alla fine non abbiamo visto, non vediamo la combustione dentro. In effetti è una caldaia, nella realtà lo vediamo come se fosse uno scambiatore di calore con un set che scambia calore. Quindi qui abbiamo che M punto, la portata massima è sempre la stessa, quindi scrivo sempre M punto, perché quella che esce, la portata massima che esce dal punto 2S, dal punto 2, scusatemi, è quella che entra poi ovviamente nel punto, diciamo nel nostro scambiatore. Quindi M punto che moltiplica. Qui ragazzi, in ingresso cosa c'ho? H2. Ok, che cosa avrò ancora? Più cosa entra qua dentro? Il punto con A. Io qua ovviamente dovrei sempre scrivere il valore assoluto, ma qualche volta non lo metterò, perché ormai questo, ma quando fate il bilancio voi sapete che ogni termine è intrinsecamente positivo quando si utilizza il bilancio. Questo è uguale a che cosa? M punto per H con 3. Devo, attenzione, cosa sono questi? Sistemi chiusi o sistemi aperti? Sistemi aperti. Quindi che devo fare? In questo caso, nel caso di bilancio sia prima legge che seconda legge, devo andare a considerare anche i flussi convettivi. Quindi avrò M punto S2 più flusso diffusivo. Poi ragazzi, forza, non dormite, Q con A su T con A più S punto gen è uguale M punto S con 3. Okay. Adesso sono anche più veloce nello scrivere, perché ormai avete imparato a fare il bilancio, spero, perché diciamo, esercizi sui componenti ne avete fatti diciamo, un certo numero, almeno in aula, spero anche a casa, spero. Andiamo avanti? L'equazione geomeccanica non scriviamo neanche, ma perché è quasi banale, perché lì non c'ho più lavoro d'elica e quindi c'ho soltanto l'integrale di VD e volume di controllo 3, turbina M punto entra che cosa? M punto H con 3, cosa esce? M punto H con 4 più L punto elica della turbina. Bene.
m.s3 uguale, pardon, più s.gen, anche qui, mentre questo qua ricordiamoci è totale, no? Per come abbiamo scritto il nostro bilancio, questo è soltanto una S generata interna. E che abbiamo detto, tra l'altro, nel caso ovviamente di macchia internamente reversibile, sarà nulla, se fosse c'è una macchia internamente reversibile. È uguale a M punto S con 4. L'equazione della geomeccanica è L punto di L della turbina uguale a meno M punto che moltiplica l'integrale tra ovviamente 3 e 4 di V in dp più R. Ed è per volume di controllo 4, ultimo, ovviamente, abbiamo che condensatore, quindi M punto H4 più S punto gen, ricordiamoci ancora una volta questo è totale perché ho la generazione entropica anche esterna. Cosa? Pensavo già di stare è uguale a ovviamente sta uscendo, quindi M punto H con 1 più ovviamente Q. Ho fatto una classica prima secondo principio, M punto S4, S4, qui abbiamo detto più Sgen totale, sarà uguale a M punto S con 1 e più questa volta avrò il flusso entropico in uscita, punto V su T con B. Allora, come vedete, i bilanci sono estremamente semplici, no? Sono ovviamente gli stessi che avete già visto per componente, questa volta li vedete tutti insieme. Che cosa potremmo fare qua? Attenzione, se voi andate a fare la somma di tutti, BC1 più BC2 più BC3 più BC4, bilancio di prima legge, che cosa vi esce? Vi esce quello, giusto? Perché ovviamente M punto H con 1 se ne va con M punto H con 1 che sta da quest'altro lato da qua, giusto? M punto H con 2 se ne va con M punto H con 2, cioè se ne vanno membro a membro perché una volta stanno da un lato e poi una volta stanno dall'altro lato, per cui tutti quanti i flussi diffusivi scompaiono, tutti i flussi convettivi scompaiono e restano soltanto i flussi diffusivi, quindi restano soltanto Q punto e L punto. Nel caso ovviamente di bilancio di prima legge, nel caso di bilancio di seconda legge allo stesso modo il M punto S1 se ne va da tutti e due lati, il M punto S2 se ne va da tutti e due lati, quindi resterà anche soltanto che cosa? I flussi diffusivi più la generazione, va bene? E quindi ovviamente i bilanci resteranno quelli del volume di controllo che avete visto lì, va bene? Allora intanto a questo punto possiamo fare una serie di ragionamenti, visto che abbiamo scritto i bilanci anche di prima e seconda legge, possiamo fare una serie di ragionamenti su questo ciclo. Possiamo iniziare da più punti, possiamo iniziare dalla generazione entropica, cioè se vogliamo vedere le performance termodinamiche, possiamo guardare le S generate, oppure possiamo anche guardare le temperature. Allora iniziamo con poiché le S generate dipendono dalle differenze di temperature, alla fine, perché dipendono sostanzialmente dalla differenza di temperature? Ragazzi, perché noi abbiamo detto che, attenzione, abbiamo detto che nel caso degli scambiatori consideriamo sempre estremamente piccolina le perdite di carico che ho all'interno di questo sistema. Quindi vuol dire che le generazioni entropiche interne che ho nei due scambiatori quasi saranno da buttare via. Quindi mi restano sostanzialmente soltanto quattro cose, mi restano le generazioni entropiche esterne che ho a livello di caldaia e a livello di condensatore, e mi restano le generazioni entropiche interne che ho a livello di turbina e a livello di pompa. Li trovate? Ora, a livello di pompa, secondo voi quanto è? Già il lavoro era piccolo, secondo voi
il lavoro reale, diciamo, quant'è, diciamo, qui? Sulla punta, ragazzi. E le punto con i compiti, abbiamo detto quello effettivo, quello reale, abbiamo già imparato a utilizzarci. Ricordate quanto era uguale? Era uguale al lavoro di elica ideale diviso il rendimento della pompa, giusto? Attenzione a non confondere i rendimenti delle macchine con i rendimenti, diciamo, dell'intero sistema, dell'intero impianto. Come l'abbiamo definito il rendimento della pompa, vi ricordate? Qui, ragazzi, come l'abbiamo definito? Cioè, di fatto, noi avevamo detto che il rendimento di pompa era uguale, metto qua cosa, era uguale a quello L punto con E della pompa ideale diviso L punto con E della pompa reale. Va bene? Poiché io facevo sempre un lavoro più grande rispetto a quello ideale, in valore assoluto, poiché avevo una situazione del genere, quindi di fatto ho sempre che il rendimento è sempre inferiore a 1. Allora, anche se il rendimento è inferiore a 1, anche se dell'ordine di 0,6-0,7, essendo l'L punto con P, cioè il delta H, sempre molto molto piccolo, che cosa ho? Che questa irreversibilità quasi non conta all'interno del bilancio complessivo. Quindi restano soltanto tre fattori che dovremo guardare. Generazione entropica esterna qui, sulla caldaia. Generazione entropica interna esterna qui sul condensatore e generazione entropica interna sulla turbina. Allora, questi sono i tre fattori su cui dobbiamo accentrare la nostra attenzione. Vogliamo vederli tutti e tre? Guarda, iniziamo con le cose più semplici. La turbina? Allora, io vi ho detto che il rendimento di turbina, anche quello era abbastanza sempre elevato. Qua avevamo il contrario. Il rendimento, diciamo, era nelle punto con T diviso l'L punto T ideale, giusto? E qui vi ho detto anche, attenzione, mediamente queste macchine non hanno i rendimenti, attenzione a non confondere il rendimento di un componente con il rendimento di un ciclo, perché il rendimento di un ciclo è sempre limitato superiormente dal rendimento della macchina. No, questo teoricamente potrebbe arrivare a 1. Se io fossi in grado di disegnare la palettatura di turbina in modo perfetto, se avessi un fluido, diciamo, riuscissi a garantire basse turbolenze, diciamo, una macchina veramente fatta con tutti i crismi, potrei arrivare a valori molto vicini all'unità. E di fatto su queste turbine io tranquillamente riesco ad arrivare a rendimenti dell'ordine, diciamo, superiore a 0,8, 0,8, 0,85, ci riesco per una turbina, ci riesco tranquillamente. Quindi, e lo stesso sulle pompe, potrei arrivarci, è un problema di costi. Per cui, poiché lì a me non interessa, diciamo, spingere molto la prestazione della macchina, perché ho a che fare, da un lato ho valori dell'ordine dei gigawatt e dall'altro avrò dei valori, diciamo, sulle turbo pompe mille volte più piccoli, quindi dell'ordine del megawatt, o delle decine di megawatt. Per cui qui non mi interesserà raggiungere dei rendimenti molto elevati, perché ho valori di gran lunga più piccoli rispetto ai lavori, diciamo, ai lavori della turbina. Quindi qui spingo molto la macchina, quindi spendo più soldi, e qui non mi interessa, quindi potrò avere anche un rendimento, diciamo, di pompa dell'ordine 0,6-0,7 senza alcun problema. Chiaro? Quindi neanche negli esercizi voi vi troverete con rendimenti diversi, ma perché? Fatto economico. Chiaro? Solo questo, non un fatto tecnologico. Chiaro? Allora, ovviamente a questo punto restano da chiarire, per riuscire a capire qual è la performance dell'intero sistema, resta da capire, diciamo, le irreversibilità che ho all'interno della mia caldaia e del mio condensatore. Allora, ragazzi, adesso a questo punto voi siete molto più smart rispetto a un mese fa, diciamo, quando abbiamo iniziato a parlare delle irreversibilità esterne del ciclo di Carnone. Noi abbiamo già affrontato questo problema, vi ricordate? Delle reversibili terre sui cicli. Noi abbiamo fatto una differenza tra ciclo e macchina di Carnot, ve lo ricordate o no? Allora, sul ciclo che cosa avevamo? Questo è il piano TS. Allora, il ragionamento che avevamo fatto era questo. Questo era, diciamo, erano le due isoterme,
Questa era la macchina di Carnot che lavorava su queste due isoterme, ben, cioè lavorava con dei delta T infinitesimi. E questo invece era un normale ciclo che lavorava rispetto a quella macchina. Cioè questo era 1, 2, 3 e 4. Cioè si lavora con delta T finiti. Perché si lavora su delta T finiti? Adesso lo sapete. Perché? Perché quanto quella potenza termica che io riesco a trasferire, ragazzi, è funzione di che cosa? L'abbiamo visto nell'ultima lezione con gli scambiatori di calore. È uguale ad U per A per delta T. Ora è chiaro che essendo la U più o meno fissata, dato il tipo, la tipologia di scambio, cioè c'è uno scambiatore a superficie e lì vedrete quando faremo trasmissione del calore, c'ho convezione forzata, conduzione, convezione forzata, sopra certi valori non riesco a salire. Quindi la U, diciamo che si può spingere, ma non tantissimo, non di ordine di grandezza. Cioè posso aumentarla di un 10%, ma non posso, diciamo, raddoppiarla, triplicarla. Non ci riesco. A meno che non so, ho delle condizioni molto particolari che vedete. La A invece la posso aumentare quanto si misura. Quindi io, se voglio dimezzare il delta T, che devo fare? La parità di U. Devo raddoppiare l'area, cioè devo raddoppiare il costo dello scambiatore. Quindi attenzione, sui delta T abbiamo un problema. Io non voglio spendere cifre infinite su uno scambiatore. Vi trovate? No? Se io diciamo, voglio dimezzare il delta T, cioè voglio ridurlo, perché lo voglio ridurre, ragazzi? Allora, se io gli ho detto, se voglio ridurre il delta T, devo raddoppiare, quindi se voglio dimezzarlo, devo raddoppiare il delta T. Ma perché lo voglio ridurre il delta T? Per ridurre la generazione entropica. Abbiamo visto che la generazione entropica è funzione di che cosa? Quella esterna. Flussi di calore su differenze di temperature finite. Ovviamente se la voglio ridurre a zero devo praticamente far tendere delta T a qualche decimo o centesimo di grado, ma verrebbe uno scambiatore di area infinita, quindi non lo posso fare. E ogni grado Celsius che io cedo qua è un kilowatt in meno che cedo, cioè non converto e che quindi posso qui, ragazzi, perché il mio impianto ovviamente, quale sarà il lavoro che io ottengo, il lavoro utile? Sarà quale eta per coconà. Se il rendimento, diciamo, se ho un S generato più grande, avrò evidentemente un rendimento più basso. E un rendimento più basso vuol dire potenza che perdo. Potenza utile che perdo, giusto? Quindi vedete che sono collegati l'uno all'altro i ragionamenti. Cioè, purtroppo, se io faccio un delta T più basso, cioè più alto qui, avrà un rendimento necessariamente peggiore. L'abbiamo già visto quando abbiamo fatto il ciclo e macchina di Carnot. Adesso però mi trovo con delle macchine reali, perché questo qui, questa differenza di temperatura, me la ritrovo pari pari come l'abbiamo vista prima, vi ricordate? Cioè me la ritrovo qua, questa differenza qua che è enorme, guardate. Questa è la differenza di temperatura che c'ho tra qua e qua. Ragazzi, queste sono le differenze di temperatura. Man mano che, diciamo, io scambio, perché questo è la temperatura del 7 con A e questa è la temperatura del punto 2, giusto? Queste invece sono le temperature di scambio sul condensatore. Vi trovate? Allora, se io voglio avvicinare il rendimento dell'impianto Renki, del ciclo Renki, al rendimento della mia macchina di Carnot, dovrei portare la temperatura media TMB a uguale alla temperatura T con B e la temperatura media TMA alla temperatura T con A. In questo caso, a meno delle irreversibilità interne, che comunque avrei una macchina che è quasi vicina alla macchina di Carnot. Quindi avrei almeno eliminato le irreversibilità esterne, che sono le più grandi, attenzione. Quindi la prima cosa che dovete fare quando progettate o comunque valutate un impianto è valutare le irreversibilità esterne. Sono le prime, sono gli scogli più grossi, sono quelli che vi portano via le fette più grandi di rendimento. Va bene? E allora possiamo fare dei ragionamenti su questo ciclo per migliorarlo, per ottimizzarlo. Secondo voi, cosa potrei fare, diciamo, su questo ciclo se volessi migliorare il rendimento? Datemi voi delle proposte, perché adesso avete tutti gli strumenti per poter ridurre il delta T.
Come potrei ridurre delta t, ragazzi? Vediamo un attimo. Devo, diciamo, ovviamente, dovrei aumentare, lo abbiamo detto, uno, c'è questo problema qua, attenzione, quindi lo scambiatore comunque lo devo tenere in conto, ma due, ho un problema anche di impianto, perché questo impianto non è un impianto ben bilanciato, è un impianto in cui ha dei delta T spaventosamente elevati qua, giusto? E allora che cosa posso fare per evitare queste diversità così grandi, per evitare queste variazioni così grandi e per evitare comunque in ogni punto del mio sistema questo tipo di delta T così elevato? Dovrei? No, scusate, qua stiamo riscaldando, giusto? Allora, ragioniamo prima sulla caldaia, poi ragioniamo sul condensatore, un nemico alla volta, sempre. Allora, sulla caldaia, per diminuire questi delta T, su cosa dovrei lavorare? Secondo voi, cosa devo fare alla pressione? Vediamo la prima cosa, la più semplice. Se io aumento la pressione, che succede a quella curva, ragazzi? E sale, certo che sale, questo sale così, questo arriva così e questo arriva così, giusto? Vedete che, diciamo, che diminuisce il delta T, giusto? Quindi la prima cosa che potrei fare, ma perché non alzo la pressione? E infatti non a caso gli impianti che hanno rendimenti più elevati hanno pressioni più elevate, va bene? E questo ovviamente è una cosa che potreste fare. Attenzione, perché se voi, diciamo, state andando a, diciamo, su questa curva, diciamo, a pressione più elevata, ma voi potete andare fino alla temperatura che volete? No, perché cosa abbiamo detto? Attenzione, c'è un problema di temperatura massima della turbina, perché le palettature della turbina, per un fatto tecnologico, fino a una certa temperatura resistono, giusto? Arrivati sopra questa temperatura non vanno più. Quindi comunque qua mi devo fermare, giusto? E allora guardate che cosa succede. C'è un problema di titolo più basso. Quindi poi vedremo la prossima volta cosa posso fare per evitare questo problema. Per gli elettrici anche che vorranno venire a sentire che cosa succede. Va bene? Poi vediamo un altro, che cosa altro ancora c'ho, quale altro problema c'ho. Quindi da un lato ho questo, quindi ho temperatura massima, ho questa, ho sicuramente questo pezzo qua, quindi dovrò cercare di, in qualche modo, di migliorare questo impianto andando a diminuire questi delta T qui, in questa zona qua, e cercare di mantenere comunque alta la temperatura di questa zona migliorando in qualche modo questa situazione. Vedremo quali sono le due metodiche che vengono utilizzate. Una si chiama surriscaldamento e l'altra si chiama rigenerazione. Queste due tecniche che consentono, modificando l'impianto, perché modificheremo proprio l'impianto base, andremo modificando l'impianto, andremo a migliorare il rendimento del nostro impianto. Okay? Altro aspetto è ovviamente la generazione entropica esterna all'interno della mia caldaia, all'interno del mio condensatore. Allora, qui ragazzi, io potrei scendere o potrei non scendere. Come posso fare a scendere? Come? Ma già c'è un'espansione da 3-4. Potrei ulteriormente abbassare la pressione. Attenzione, perché però, quindi, che cosa succede? Che al diminuire della temperatura diminuisce anche la pressione. Quindi dovete portare il condensatore a pressioni più basse. Anche questo potremmo farlo. Poi andremo a vedere quali sono i delta T su cui possiamo lavorare, perché anche lì, diciamo, c'è un delta T al di sotto del quale non posso scendere, perché altrimenti dovrei fare delle aree effettivamente troppo grandi. Quindi questi saranno i due approcci che seguiremo nella prossima lezione per migliorare il rendimento del ciclo, quindi abbassare la temperatura media di cessione e innalzare la temperatura media di somministrazione. Attraverso queste due tecniche, quindi di abbassamento della temperatura media di, diciamo, di cessione e innalzamento della T con A, io posso ovviamente far avvicinare il rendimento dell'impianto al rendimento della macchina di carbonio. Non arriverà mai a essere uguale, ma lo porterò più in alto. Se il rendimento della macchina di carbonio è, facciamo il caso, 0,7,
io potrò arrivare a 0,5, 0,55, va bene? Per esempio, facendo questo tipo di ragionamento. E poi vedremo ovviamente come e se potrò fare questo. Sulla ovviamente turbina voi vedrete, fermo, invece che il rendimento delle turbine, troverete rendimenti più o meno bassini dell'ordine di 0,7-0,75 se le turbine sono, diciamo, sono impianti dell'ordine del megawatt. Quindi se state su impianti medio-piccoli, i rendimenti che troverete anche negli esercizi saranno non eccessivamente elevati. Man mano che salite con ovviamente le potenze, poiché diventano impianti più pregiati, vedrete salire i rendimenti del turbino, quindi saliranno a valore di 0,75, 0,8, 0,85. Per valore, quindi, se avete impianti con potenze dell'ordine di gigawatt, voi tranquillamente troverete delle turbine che hanno ovviamente rendimenti di questo, cioè di questo ordine di grandezza. Ovviamente per i ragionamenti che abbiamo fatto, che cosa vedrete? Vedrete anche che questo rendimento, per come abbiamo, per ciò che abbiamo scritto, allora, il rendimento del vostro impianto sarà LP, lo potrete praticamente in prima battuta trascurare, e quindi avete che questo sarà uguale al L punto della turbina diviso Q punto con A, cioè sarà uguale a H3 meno H4 diviso H3 meno H1, H2 perdono. E questo ancora potete scriverlo ancora come H3 meno H4S, che moltiplica il rendimento della turbina diviso ancora H3 meno H0. Questo è il rendimento. Il rendimento dell'impianto vedrete che sarà ovviamente funzione direttamente del rendimento della turbina, a meno ovviamente del lavoro di pompa che abbiamo detto sarà estremamente normalmente piccolo. Quindi queste sono le relazioni che andrete a utilizzare anche dal punto di vista calcolativo, perché andrete a trascurare l'influenza del lavoro di pompa. Vi è chiaro quindi come arriva, da dove arriva questa formula? Questo è LT, abbiamo trascurato LP, quindi LT diviso Q con A, LT ovviamente a meno della portata massima, uguale M punto per H3 meno H4, l'ho preso dall'equazione di bilancio lì, quindi questo H3 meno H2, anche questo l'ho preso dall'equazione di bilancio lì, ovviamente a meno di M punto, ma M punto è lo stesso, quindi l'ho semplificato, e ovviamente questo lo potete scrivere H3 meno H4, lo potete scrivere ovviamente come H3 meno H4S, che moltiplica il rendimento di turbina. Anche questo ho preso il lavoro di turbina, ricordiamoci che il lavoro di turbina è LT, ovviamente diviso LT di Ale, quindi LT è uguale a H3 meno H4 diviso H3 meno H4S, e anche questo quindi lo posso ricavare da questa relazione. Bene, quindi che cosa posso dire, ragazzi? Che il rendimento dell'impianto, del nostro impianto, sarà uno funzione delle irreversibilità interne che del mio sistema, e due delle irreversibilità interne. Le irreversibilità interne sostanzialmente della turbina, quindi, ed è qui quindi il cuore del problema sulle irreversibilità interne, sul rendimento di turbina. Sulle esterne ovviamente lo posso pure vedere qua dentro, ma lo vedo molto meglio se lo guardo in questa forma qua. Io guardo direttamente con le temperature medie di somministrazione e gestione, qui capisco dove sono, diciamo, come posso migliorare le irreversibilità esterne, perché queste temperature di ambiente, diciamo, del somministrazione e gestione, ovviamente più alte sono, più i delta T diventano piccoli, quindi elimino le irreversibilità di tipo esterno. Va bene? Quindi sulla base di queste considerazioni la prossima volta faremo delle modifiche al ciclo Rankine per migliorare il rendimento di